Grazie a Giovanni Dall'Invito, come molti di voi sanno, io rispondo sempre molto volentieri agli inviti che provengono da questa regione. Nei giorni scorsi, presso l'Hotel Ariston di Paestum, si è svolto il tradizionale corso di aggiornamento in ematologia organizzato dal dottore Giovanni D'Arena, direttore dell'unità operativa di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'evento ha visto la partecipazione di rinomati esperti nazionali ed internazionali nel campo dell'ematologia. La manifestazione si è aperta con una tavola rotonda del neocostituito gruppo campano della leucemia linfatica cronica, per il quale si trattava della prima presentazione ufficiale. La dottoressa Giuliana Farina, ematologa dell'ospedale di Caserta e presidente del gruppo, ha illustrato le finalità e i progetti dell'associazione, sottolineando l'importanza della ricerca e della collaborazione nel campo della leucemia linfatica cronica. Successivamente si è svolta una sessione dedicata proprio alla leucemia linfatica cronica, con interventi volti ad approfondire le caratteristiche cliniche e biologiche della malattia, oltre alle opzioni terapeutiche attuali. Non facessero tanta battaglia tra loro, ma in realtà ci hanno cambiato effettivamente il trattamento della leucemia linfatica cronica in farmaci. Tra i relatori di spicco il professore Nicolas Chiorazzi di New York, uno dei massimi esperti mondiali nel settore, che ha offerto un contributo significativo sulle nuove prospettive di cura. La giornata conclusiva è stata invece focalizzata sui progressi riguardanti altre patologie ematologiche. Tra gli illustri interventi si sono distinti il professore Luigi Rigacci del campus biomedico di Roma e il professore Francesco Nida, proveniente da Milano, che hanno condiviso le ultime novità scientifiche nel trattamento di queste malattie.